Finestra sui mondiali antirazzisti WISP, incominciati il 4 luglio a Castelfranco Emilia, località Bosco Albergati. 4.000 giovani da tutta Europa sul calcio sociale, ma non solo, un po' tutti gli sport, dalla pallavolo al basket, dal cricket al touch rugby. In questo momento state vedendo una partita di pallavolo, è la mattina del 7 luglio, è sabato, e alcuni giovani ospiti del camping dei mondiali antirazzisti stanno dando vita a questo incontro di pallavolo, ma insieme a Simone Sallusti, responsabile del progetto WISP Palestre Popolari, cerchiamo di capire che cosa sta avvenendo in questa area del camping occupato dai mondiali antirazzisti WISP, perché vediamo una serie di attività in pieno svolgimento. Sono le 11 di mattina e già c'è un gran fermento nonostante il caldo, Simone. Sì, sta avvenendo quello che avviene e è avvenuto in questi giorni, tutti i giorni, più discipline, dalla pallavolo, come dicevi bene prima tu, al basket, al cricket, una serie di tornei che si accavallano l'uno all'altro, che si sovrappongono, creando un ordinatissimo caos, molto colorato, e dove ognuno trova il suo spazio e riesce a esprimersi in tutte le discipline che vuole. Più squadre tra l'altro si cimentano in più discipline, anche questo è molto bello. Ecco, proviamo ad allargare l'inquadratura anche sulla parte che abbiamo alla nostra sinistra di questo immenso spazio di Bosco Albergati, che in questo momento appunto è occupato da partite di pallavolo e basket. Ci siamo spostati nell'area del basket, siamo sempre a Bosco Albergati, mondiali antirazzisti, state seguendo alcune fasi di gioco, un campo di basket è stato diviso in due e praticamente abbiamo due partite in contemporanea, alla sinistra e alla destra del campo. In questo momento si alternano anche i giocatori, come vedete le squadre sono miste, questa è un po' una caratteristica dello sport nei mondiali antirazzisti. Simone Sallusti, Palestre Popolari, ci sta aiutando anche nel commentare queste immagini, ma queste squadre sono fatte da persone che sono venute qua organizzate oppure si sono conosciute qui e hanno costituito qui delle squadre? Ma, molto spesso entrambe le cose, sono squadre innanzitutto per la maggior parte dei casi miste, quindi composte sia da ragazzi che da ragazze. Alcuni giocano in più squadre, si sono conosciute direttamente in questi giorni ai mondiali antirazzisti, altri si sono iscritti nei giorni precedenti i mondiali e sono già arrivati organizzati. Per qualcuno è la seconda o la terza esperienza ai mondiali, per altri invece è la primissima esperienza. Un grande successo, oltre al calcio, quindi anche altre discipline. Ogni anno, tra l'altro, queste discipline vedono sempre più squadre iscritte. Continuiamo con le nostre finestre sui mondiali antirazzisti, adesso ci sposteremo dal basket in altre zone dell'area di Bosco Albergati che sono occupate da altri sport. Proseguiamo con queste finestre. Ci stiamo spostando dalla zona della pallavolo e del basket a quella del calcio, anche in questo caso campi disegnati e strutturati in maniera simmetrica l'uno accanto all'altro per queste partite che dal mattino al tramonto si susseguono senza sosta. Continuiamo a camminare verso il calcio, vedete anche gli striscioni nelle varie lingue dei vari paesi che partecipano ai mondiali antirazzisti, tutte contro le discriminazioni, contro il razzismo, per il dialogo interetnico e multiculturale. Un po' questa è la caratteristica che unisce tutte le varie squadre, tutte le varie persone in campo. E proviamo a capire un po' meglio anche quali sono le squadre in campo e anche in questo caso chiediamo a Simone Sallusti di venirci un po' in soccorso. Ecco Simone, le partite a che ora sono incominciate? In questo momento sono le 11:15 di sabato 7 luglio. Con la solita sconvolgente puntualità, dalle 10 fino praticamente alle 20.
20 tutto il giorno, con un'ora di pausa pranzo. Questi campi, questi quasi 20 campi sono, vedono in continuazione alternarsi squadre miste, sono 150 le squadre quest'anno iscritte, ma molte altre sono state costituite in questi giorni direttamente ai mondiali. Ecco, questa sera ci saranno le premiazioni, quindi oggi è una giornata, diciamo così, di finali, semifinali, anche se diciamo non sembra ci sia molto accanimento in campo, molto agonismo. Assolutamente no, questa è la grande, splendida caratteristica dei mondiali antirazzisti: si gioca e si gioca. Ecco, si gioca, ma il calcio è davvero un gioco, però dietro questo giocare ci sono valori che hanno mosso persone che vengono anche da molto lontano, quindi anche un sacrificio, molti volontari dietro la macchina organizzativa di questi mondiali antirazzisti. Ma è quasi banale, insomma, parlare della grande macchina organizzativa, delle centinaia di volontari che ogni giorno permettono il regolare svolgimento di tutti questi tornei contemporaneamente, perché ricordiamolo, creare un festival, un evento di questo tipo non è assolutamente una cosa semplice. Ecco, ad esempio, quanti volontari complessivamente ci sono dietro i mondiali antirazzisti? Un numero assolutamente indefinibile. Nel corso di questi giorni si sono alternati forse qualcosa come centinaia di volontari, tutti hanno dato il loro contributo, molti hanno dato anche più di quanto era stato loro chiesto, ma ripeto, questa è un'altra grandissima caratteristica. Ecco, proviamo a sentire queste ragazze. Scusate, noi siamo dei mondiali antirazzisti, raccogliamo un po' di punti di vista. Ecco, sì. Voi da dove venite e perché siete qui? Noi veniamo da Bologna ed è il terzo anno che veniamo qua, che ci troviamo sempre bene, ci piace e quindi torniamo ogni anno. Rispetto a questa edizione, che cosa va convinto di più anche rispetto al passato? A parte che è cambiato il luogo in cui appunto vengono fatti i mondiali ed è molto più bello qui, perché è più grande, c'è più possibilità per il campeggio e quindi sinceramente io lo preferisco rispetto a quando veniva fatto a Casalecchio. Poi c'è più gente, quindi è sempre più bello. E tu perché hai scelto di venire ai mondiali antirazzisti? Io ci vengo da sempre, quindi anche io come lei, per cui è troppo bello per non venirci semplicemente. Ma voi giocate a calcio? Sì, da anni giochiamo in una squadra che fa un campionato provinciale. Veniamo qua, ci divertiamo a fare un po' di calcetto misto mentre giochiamo di solito sempre tra donne, così è più bello, insomma. Ma il nome mondiali antirazzisti, questa idea del razzismo, secondo voi è presente fuori ovviamente nella società? Cioè c'è davvero bisogno di contrastare il razzismo? Purtroppo sì. Punto, non ci sono parole in merito, perché lo vediamo tutti i giorni, non c'è bisogno che io dica se esiste razzismo o meno, esiste, lo vediamo tutti nella vita di tutti i giorni, dalle piccole cose alle grosse, quindi sì, e c'è bisogno di cose del genere assolutamente. Tra l'altro, infatti, facendolo con lo sport, cioè non c'è modo migliore, no, per riuscire a stare insieme, a giocare, a divertirsi senza vedere di che colore è la pelle, piuttosto che maschio o femmina, per quello che è bello stare qua, anche perché i ragazzi per esempio giocano sempre con noi, si fanno divertire, sono tranquilli, si conosce un sacco di gente. Bello, poi ti ritrovo. Grazie, allora, e buon divertimento. Grazie a voi. Grazie e buon divertimento. A presto, salve, alla prossima. Cerco squadra, ecco, questo è uno dei cartelli tipici che possono apparire sparsi qua e là o anche, diciamo, proprio insieme a persone come questa ragazza che cerca squadra, quindi le squadre vengono formate qui molto spesso, Simone. Sì, come dicevamo prima, le squadre, c'è una campagna di iscrizione i mesi prima dello svolgimento dei mondiali, ma non è l'unico modo per partecipare ai mondiali, anzi quasi tutti si iscrivono direttamente nei giorni dello svolgimento dei tornei e molte persone partecipano a più squadre e questo rende tutto più bello. Simone, il tema della tessera del tifoso, prima abbiamo visto uno striscione peraltro ricorrente, no alla tessera del tifoso.
Sì, fortunatamente possiamo in parte cominciarne a parlare anche al passato, perché sono sempre di più le società che hanno deciso di abbandonare questa forma assolutamente impopolare e che ha reso gli stadi una sorta di campi di prigionia per unicamente legati alla mercificazione dello sport. La campagna contro la destra del tifoso è una campagna che è nata ormai da un paio d'anni fa e che ha visto praticamente schierarsi uniti tutte le tifoserie organizzate d'Europa, non solo d'Italia. Un altro dei temi che abbiamo visto presente qui ai Mondiali Antirazzisti è quello dei CIE, dei centri di accoglienza per i migranti che diventano delle vere e proprie prigioni dove vengono violati i diritti. Se ne è parlato in questi giorni, Simone? C'è stato anche un bel dibattito, è stato uno dei più partecipati tra l'altro, perché non dimentichiamoci che Mondiali Antirazzisti è anche dibattiti, discussioni, assemblee pubbliche. Parlare di Mondiali Antirazzisti, quando si è parlato di Mondiali Antirazzisti non si poteva non parlare naturalmente dei gravissimi problemi legati ai migranti nel nostro paese e a delle leggi assolutamente contrarie a qualunque etica, a qualunque umanità. Ecco, fermiamoci un attimo qui e chiediamo alla nostra regista Francesca Spano di inquadrare lo striscione che è di fronte a noi. Il calcio unisce, il razzismo divide. Simone, questo tema del razzismo, come ci diceva prima la ragazza che stava per entrare in campo, è un tema vissuto soprattutto dai giovani come molto attuale. Assolutamente sì, purtroppo sì. Ha ancora senso, facevi bene la domanda, parlare di antirazzismo? Finché esiste il razzismo, purtroppo sì. Non passa giorno che non assistiamo, non leggiamo cronache purtroppo legate ancora a fenomeni e a fatti di razzismo. Giornate come questa vogliono essere un contributo assolutamente attivo a provare a risolvere il problema. Proseguiamo con questa carrellata di immagini. Come vedete i campi sono numerati, in questo momento stiamo attraversando il campo numero 3, contraddistinto da questa bandiera gialla. Ecco, e in maniera del tutto informale vediamo che i campi sono stati tracciati su un terreno che è stato adattato ad uso sportivo. Un'altra caratteristica che vediamo, Simone, non ci sono arbitri, è possibile in queste partite? Una delle caratteristiche più belle dei mondiali è che tutte le partite vengono assolutamente autogestite dalle due squadre, non c'è un arbitro ma le squadre si arbitrano da sole, i falli vengono comunemente dichiarati e questo rende tutto anche più bello, perché comunque sono le squadre appunto che decidono l'atteggiamento e il fair play da usare in campo. E qui sicuramente non ci saranno questioni sul problema della tecnologia in campo, perché diciamo che la modalità di gioco è molto semplice, sobria, condivisa e anche le strutture in campo sono, diciamo così, tipo essenziale, anche se tutto sommato c'è tutto per giocare a calcio, c'è un pallone, ci sono delle reti e c'è un campo tracciato. Quanto durano le partite divise per ogni tempo? Sono 20 minuti, 10 minuti a partita, 10 minuti a tempo con un minuto di pausa. Il tempo in realtà è utile più che altro per conoscersi, più che per giocare a pallone, insomma. Ecco, proviamo a riconoscere un po' le diverse provenienze di queste squadre, se è possibile, perché diciamo questa realtà meticcia che si mischia in qualche modo rende persino difficile capire se c'è una provenienza. Questo significa che probabilmente le linee, i confini tra le nazioni sono stati tracciati artificialmente, perché poi dopo dietro a un pallone quello che conta è anche un po' la bellezza, l'estetica del gioco, il gusto, il divertimento, ecco, questo è quello che magari può unire o dividere. Assolutamente sì, abbiamo tanti migranti arrivati da poco in Italia e accanto a loro ci sono la cosiddetta generazione
divisione 2, cioè i migranti nati in Italia, figli di migranti ma nati in Italia, quindi assolutamente italiani. La composizione delle squadre è assolutamente multietnica e dove anzi è difficile trovare una squadra che sia riconducibile o riconoscibile come etnicamente unitaria. Ecco. Ecco, vediamo anche degli striscioni a bordo campo che contraddistinguono alcuni dei progetti internazionali portati avanti dalla WISP. Ad esempio davanti a noi c'è uno striscione del progetto Football for Equality. Simone Sallusti, di che cosa si tratta? I mondiali antirazzisti vivono anche grazie ad una serie di partnership, tra queste appunto abbiamo la rete Fare, che è questa grande campagna che assieme all'UEFA la WISP sta facendo proprio sul tema dell'antirazzismo, anche nei campi tra virgolette importanti, quelle cioè che vengono calpestati dai grandi campioni. Ecco, e questa è una delle campagne che al centro ha proprio il tema dello sport come diritto per tutti. E proseguiamo con questa carrellata che meglio di ogni altra spiegazione può illustrare che cosa sta avvenendo ai mondiali antirazzisti. Un'altra curiosità è queste bandierine che indicano il calcio d'angolo. Ecco, qui vediamo una bandiera della pace, è un valore simbolico importante la pace, Simone. Naturalmente sì, parliamo di multietnicità, di multiculturalità e naturalmente laddove non c'è la pace tutto questo non è possibile. Proseguiamo con la carrellata di immagini e di finestre che si aprono davanti a noi in questo terreno di Bosco Albergati, dove sono in corso di svolgimento i mondiali antirazzisti WISP. Ci avviciniamo ad Alessandra Pessina, anche lei impegnata nei mondiali antirazzisti, vicepresidente della WISP Lombardia. Alessandra, sei qui in veste di che cosa? Sto facendo il tifo per la mia bellissima squadra. Contro il razzismo facciamo squadra, è WISP Varese Resistente, sono dei ragazzi pakistani di seconda generazione, bravissimi, che si stanno comportando veramente bene sul campo e quindi sono contentissima. Come ogni anno siamo qua ai mondiali e siamo proprio felici di esserci. Però sappiamo che anche se tu non sei impegnata nel calcio, sei impegnata nelle danze, nelle attività di animazione con i bambini? Sì, mi piace molto fare attività di animazione tipo giocoleria, sono molto impegnata nella giocoleria con i bambini e poi mi piace molto ballare. La pizzica, lo ammetto. grazie Alessandra. Grazie a voi e grandi mondiali. Continuiamo la nostra carrellata di immagini, sono in corso di svolgimento i mondiali antirazzisti, siamo nell'area di Bosco Albergati dedicata proprio al calcio, vediamo molte squadre di migranti in campo, di tifosi ultra, vediamo anche la CGL di Bologna e insieme a queste giocatrici che sono a bordo campo in attesa di entrare nel terreno di gioco vediamo una bandiera di uno stato che non esiste, uno stato che per ora ha soltanto la bandiera. Di che cosa si tratta, Simone? È la bandiera della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, la bandiera del Sahrawi Democratico, quel pezzo di territorio conteso al Marocco, nel Nord Africa, un paese che non esiste di fatto, però noi abbiamo anche una rappresentativa di un paese che non esiste. Quindi un'identità violata alla quale WISP Mondiali Antirazzisti dà cittadinanza. Assolutamente sì. Sono le 11:30 di sabato 7 luglio, stasera le finali, le premiazioni, domani domenica la chiusura dei mondiali antirazzisti, edizione numero, Simone? È la 16ª edizione, tra un paio d'anni diventiamo maggiorenni. Certamente sì, proseguiamo con questa carrellata, vediamo che le partite si susseguono non stop, come ci diceva Simone Sallusti, dal mattino al tramonto. Ecco, curiosa un po' questa squadra in campo con i gonnellini scozzesi, ma sarà una
squadra che viene dalla Scozia, Simone, questa. Chi può dirlo? Può darsi di sì, può darsi di no, può darsi una scelta estetica, può darsi un modo di riconoscersi, fa tutto colore comunque. Può darsi anche che sia uno sberleffo al calcio, sport maschile quasi estetico, per definizione. Estetico e macista, assolutamente sì, probabilmente è proprio questa la motivazione. E se il torneo di calcio è l'anima dei mondiali antirazzisti, Elisabetta è l'anima del torneo di calcio. Elisabetta è la figura della WISP che da anni organizza, da mesi prima, la gestione e la composizione di tutte le squadre. La persona che prende le iscrizioni e che poi di fatto per tutti i giorni dei mondiali antirazzisti è veramente sul campo. Ecco, proviamo a sentirla visto che ha finito la telefonata, Simone. Assolutamente sì. Elisabetta, parlavamo di te come dell'anima del torneo di calcio e del torneo di calcio come anima dei mondiali antirazzisti. Che ci dici? Quest'anno com'è andata? Come sta andando? Sta andando molto bene, come al solito ogni anno purtroppo ci sono squadre che all'ultimo magari c'è qualche assenza inaspettata, però i ragazzi sono sempre tutti molto disponibili, quindi anche se sempre disponibili a giocare amichevoli, a prestarsi i giocatori, a sostituire squadre assenti o che hanno avvertito che potranno arrivare solamente in ritardo, e quindi il clima è bello come sempre, nessun problema sui campi quest'anno assolutamente, tutte le squadre un bel clima, ragazzi che vogliono giocare, clima non competitivo, tutto bene. I numeri non sono importantissimi ma fanno la differenza. Quante sono state le squadre quest'anno? Allora, abbiamo avuto 26 gironi da 6 squadre ciascuno. Qualche assenza, siamo intorno alle 130-140 squadre. Quanti ragazzi e ragazze si sono alternati quindi sui campi in questi 3 giorni? Sapresti dirlo? In questo momento mi trovate in difficoltà con la matematica, ma considerate che ogni squadra è composta da almeno dalle 6 alle 10 persone, più tanti volontari che vengono e sì, quando scoprono il torneo si danno disponibili a giocare, si offrono, tante persone, dai bambini di 7-8 anni fino ai più adulti, ragazzi, ragazze di tantissime nazionalità. La finale? La finale questa sera, per la prima volta sposteremo la finale, mentre tutti i gironi hanno giocato qui concentrati su questo grande campo, per la finale terzo e quarto posto e primo e secondo posto ci sposteremo con un campo al centro della festa, davanti alla piazza antirazzista, per giocare le finali ai rigori e poi spostarci direttamente nell'arena concerti per la premiazione finale, dove verranno premiati non solo il calcio ma basket, pallavolo, cricket, rugby, softball e non solo premi sportivi ma anche premi di qualità, quindi il premio Fair Play, il premio Kick Sexism, il premio della piazza antirazzista. Grazie Elisabetta, ci vediamo là. Ciao. Contro chi dovete giocare? No, avete sbagliato. Ah, mancano, avete bisogno di giocatori o vi offrite? No, ci offriamo. Allora guarda, African Stars alle 11:30 sul campo cercano persone. Campo 1. Campo 1. Avete visto come è facile trovare posto in squadra, questi due ragazzi che vengono da Palermo sono stati indirizzati verso il campo 1 dove potranno trovare una squadra, giocare e quindi in qualche modo dare sfogo alla loro passione sportiva, ma è anche un bel impegno. Ragazzi che vengono da Palermo, Simone. Parlavamo delle premiazioni e ricordiamo che ogni anno e anche quest'anno ci sarà la premiazione, la Coppa Chilometri, che è la coppa che viene data, che viene alla squadra che viene da più lontano. Probabilmente Palermo è una delle selezioni che gareggerà per la coppa. Vedremo se vinceranno la Coppa Chilometri questi ragazzi. Proseguiamo con la nostra carrellata, adesso ci avviamo verso la zona, torniamo verso la zona della pallavolo e del basket e ci allontaniamo dalla parte del calcio. Sì.
Siamo sempre a Bosco Albergati, la zona che in provincia di Modena ospita i mondiali antirazzisti edizione 2012 e state vedendo persone che sono arrivate un po' da tutta Italia e da tutta Europa che si sono accampate con tende, roulotte, camper e devo dire che questo scorcio assomiglia molto a, e cambiamo completamente sipario e contesto, a quanto è avvenuto in questi giorni in territori molto vicini a questo, nella provincia di Modena, nella bassa modenese, il terremoto che ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. In questa circostanza ci dà la possibilità di ricordare che questi mondiali antirazzisti sono dedicati proprio al tema della solidarietà, della raccolta fondi e dell'adozione di squadre che sono rimaste senza impianti, senza possibilità di fare sport proprio a due passi da qui, Simone. Sì, quest'anno i mondiali sono stati proprio dedicati e intitolati a questo fatto purtroppo che è accaduto così, così tragico. Mondiali antirazzisti a fianco dell'Emilia è il titolo di questa edizione, della 16ª edizione dei mondiali antirazzisti, e che vede anche una serie di formule di aiuto concreto. L'iscrizione che le squadre fanno per partecipare ai mondiali, una parte dell'iscrizione andrà proprio a sostegno di squadre che hanno di fatto perso i loro impianti sportivi e quindi andranno a dare un aiuto per le iscrizioni nei prossimi campionati. Siamo con Daniela Conti, una delle anime dei mondiali antirazzisti. Abbiamo visto tanti pezzi, tante anime, soprattutto sportive, ma anche dibattiti, assemblee, convegni. Siamo qui questa mattina con Diritti in Campo, la presentazione di questo progetto. Sì, stamattina abbiamo presentato uno dei progetti della WISP che parlava appunto di inclusione sociale, ma non solo ne parlava, ma ha realizzato durante l'anno delle attività concrete in 8 città italiane. Attività con associazioni di migranti che hanno proposto non solo calcio, non solo cricket come ci si aspettava all'inizio, ma anche una proposta varia di sport come possono essere il parkour, mischiate anche ad attività culturali ed educative nelle scuole. Quindi un progetto che ha dimostrato concretamente come attraverso lo sport è possibile creare associazionismo, è possibile creare socializzazione, proprio partendo da quello che è l'interesse maggiore delle persone, che è stare insieme e fare sport insieme. Vincenzo Manco, vicepresidente WISP, domani si concludono i mondiali antirazzisti, questa 16ª edizione, possiamo cominciare già a dare un primo bilancio? Sì, possiamo cominciare a dare un primo bilancio. Io credo che dopo la riflessione che la WISP ha aperto sul livello nazionale, quindi per allargare sempre di più la partecipazione anche dei propri comitati a questa esperienza, no? Quest'anno voglio dire ci portiamo in dote 50 appuntamenti nazionali che abbiamo intitolato verso i mondiali e quindi la partecipazione è sempre più diffusa dentro questa iniziativa. Da quello che abbiamo visto in questi giorni siamo partiti, visto che quest'anno abbiamo anche inventato una nuova formula, diciamo, molto più ristretta nei tempi ma molto più ricca anche sul piano dei contenuti e dell'organizzazione, quindi una partenza un po' a rilento, ma credo che poi dopo, voglio dire, dal punto di vista delle presenze non solo delle squadre ma anche della partecipazione complessiva della gente che frequenta questo luogo, penso possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti.